Dottore, buongiorno. Buongiorno. Sono venuta qui perché sto soffrendo interiormente. Sento un profondo vuoto qui. Hai fame? No, sto bene, no, un vuoto esistenziale, un vuoto interiore, una profonda angoscia. Come se avessi bisogno di qualcosa che non ho. Dottore, io sto male. Oh, mannaggia. Ciao, sono Michele Mezzanotte, sono uno psicoterapeuta, lavoro da più di 13 anni nel mio studio analitico e da 3 anni a questa parte ho deciso di portare la mia esperienza qui su internet, su YouTube e su Instagram perché credo fortemente in ciò che diceva James Hillman, ovvero che la psicologia deve e può uscire fuori dalla stanza analisi, deve e può arrivare a tutti. Oggi parliamo di intelligenza psicologica, in particolare di 9 caratteristiche che possono definire una persona intelligente da un punto di vista psicologico. Che significa intelligenza psicologica? Esiste un'intelligenza psicologica? Esistono diversi tipi di intelligenza ed esistono alcune abilità psicologiche, abilità mentali. In base a queste abilità mentali possiamo capire se una persona è abile da un punto di vista psicologico o meno. Nella teoria di Gardner, che descriveva gli 8 tipi di intelligenza, quella psicologica è riassumibile nel tipo di intelligenza interpersonale e intrapersonale. L'intelligenza interpersonale mi permette di relazionarmi al meglio tra me e te, mentre l'intelligenza intrapersonale mi permette di relazionarmi al meglio tra me e me. Quindi potremmo dire che le abilità psicologiche nella teoria di Gardner sono descritte in questi 2 tipi di intelligenza e che quindi descrivano una sorta di intelligenza psicologica. Scopriamo ora le 8 caratteristiche di una persona psicologicamente intelligente. Parla chiaro, non fa giri di parole. Per esprimere qualcosa che ha dentro, per esprimere un desiderio, un'esigenza, un'emozione, per comunicare con l'altro, non fa giri di parole per poi non arrivare al dunque, non è confuso nell'esposizione, ma parla chiaro. Ciao. Ti ho vista mentre bevevi quella tazzina di caffè e ho pensato che il caffè, essendo esportato dalla Colombia, e si sa i canoni della bellezza colombiani sono diversi dai nostri, comunque qui siamo in Occidente, è pur vero che una parte della popolazione europea è andata in America e in Sud America, ma ricordiamoci sempre che il Sud America ha conservato le sue... Mi paghi il caffè? Certamente. Saper domandare. Domandare, saper fare le domande giuste, non è semplice. C'è chi domanda per rispondere e c'è chi domanda per capire. Il modo giusto di fare domande è quello di capire l'altro, per capire l'altro, per capirsi insieme, non per arrivare ad un giudizio. Ciao, come stai? Beh, insomma. Ah, stai insomma perché il rapporto con tuo padre non è stato dei migliori. Non ho parlato di mio padre. Ma è così? A volte ci capita di fare domande senza neanche aspettare la risposta, senza neanche ascoltarla, o magari agganciamo la nostra proiezione a una parola di quella risposta e traiamo delle conclusioni affrettate. Quando chiediamo qualcosa a qualcuno, facciamolo sempre da ignoranti. Dobbiamo sapere essere ignoranti. Io non so assolutamente nulla di quello che dirai e voglio scoprire insieme a te la tua risposta. Sanno morire? No, non intendevo morte fisica, sanno morire metaforicamente nelle discussioni. Sanno fare un passo indietro, in altre parole. A volte le discussioni diventano infinite perché nessuno molla la presa. Una discussione è costruttiva quando si arriva a un punto, quando ci si mette d'accordo. Diventa distruttiva quando si chiude in un loop infinito, in un circuito infinito di rimbalzi proiettivi. Sei tu, sono io, tu, occupato. Questa battuta possono capire soltanto le persone di una certa tu, occupato. E in questo caso è importante riconoscere il loop infinito di una discussione e chiuderla, perché la discussione a un certo punto diventa soltanto un momento di sfogo acritico senza un'utilità per la relazione in sé. Giudizio, saper giudicare. Bisogna saper giudicare. Una persona psicologicamente intelligente sa giudicare. Oggi va di moda dire: oh, non bisogna giudicare. Cazzata, bisogna saper giudicare. I giudizi sono fondamentali, sono una parte integrante della nostra personalità, sono una parte integrante della nostra vita psichica, relazionale e intrarelazionale. Come affermava Jung, il giudizio è uno dei 4 pilastri fondamentali della psiche umana.
Pertanto bisogna saperlo usare. Un giudizio usato bene ci permette di vivere al meglio, un giudizio usato male ci fa chiudere in noi stessi e ci impedisce di vivere alcune esperienze. Dar valore ai sentimenti. Se una persona porta un'emozione, che sia di contentezza, di tristezza, qualsiasi tipo di emozione porti, è giusto darle valore, accoglierla, condividerla insieme e non sminuirla, ucciderla. Sono triste. Non ti preoccupare, questo è niente. Dai, datti una svegliata che passa, su. Esci con gli amici. A un sentimento, a un'emozione, alleghiamo una domanda di cui il punto precedente. Non un consiglio. E a proposito di condivisione, simpatia. Non bisogna essere empatici, ma simpatici. Il pippone sull'empatia ve l'ho fatto varie volte. Significa togliersi i propri panni e mettersi i panni degli altri. Ma questa dinamica è estremamente pericolosa. Per essere psicologicamente intelligenti bisogna essere simpatici. Simpatos, patire insieme. Ovvero, io con i miei panni, tu con i tuoi panni, condividiamo un'emozione tua o mia, ma la condividiamo insieme diversamente. Se tu mi porti l'emozione della tristezza, io non devo essere triste insieme a te, non devo appropriarmi della tua emozione, altrimenti rischiamo di entrare in un loop emotivo dal quale non riusciremo mai ad uscire. Io devo condividere la tristezza con i miei panni. In questo modo daremo alla tristezza più punti di vista e non uno solo, come accade nell'empatia. Passato. Una persona psicologicamente intelligente sa che il passato non definisce il presente. Il passato non definisce il presente. Noi siamo quello che siamo oggi non perché siamo stati quello che siamo stati ieri. Il nostro passato non causa il nostro presente. Non direttamente, è una piccola concausa. Ciò che abbiamo vissuto nel passato è solo una piccola concausa. Un trauma che abbiamo vissuto, un'esperienza che abbiamo vissuto è solo una piccola concausa di ciò che stiamo vivendo ora. Noi ora siamo liberi di agire come vogliamo. Siamo quello che siamo ora per il nostro passato, per il nostro carattere, per il nostro destino, per il contesto che viviamo. Ci sono diversi fattori che influiscono sul mio presente, non solo un episodio passato. Responsabilità. Non sono gli altri ad essere il mio problema, ma sono io ad essere il mio problema. Non proietto, non scarico i miei problemi, quindi le mie responsabilità, sugli altri, ma so che se ho un problema sono io a essere la fonte di quel problema e sono io a poterlo risolvere, io e solo io. Una persona psicologicamente intelligente si assume la responsabilità delle sue sconfitte così come delle sue vittorie, delle sue sofferenze così come delle sue gioie. Limiti. Infine, per essere psicologicamente intelligenti bisogna saper mettere i limiti senza sentirsi in colpa. Ci sono delle situazioni in cui gli altri sono invadenti o ci trattano come non vorremmo che ci trattassero. La realtà ci invade, le persone ci invadono perché non mettiamo i limiti, e per mettere i limiti bisogna essere spietati. Ma è una spietatezza che fa bene, benissimo a noi e agli altri, perché agli altri permettiamo di riconoscerci meglio e di rispettarci, e fa bene a noi perché ci individuiamo meglio e abbiamo meno problemi nelle relazioni con gli altri. Saper mettere i limiti. Queste sono 9 delle caratteristiche di un'intelligenza psicologica, quindi di un'intelligenza interpersonale e intrapersonale. Ovviamente è un'intelligenza che può essere allenata. Ci sono persone che hanno culo e ci nascono, ma ogni tipo di intelligenza, come affermava Gartner, può essere e deve essere allenata. Perché io ogni giorno posso migliorarmi, posso curare il mio quoziente intellettivo a 360 gradi, quindi qualsiasi forma di intelligenza, per vivere meglio. Perché a volte si sente dire, no, più sei intelligente più vivi peggio. No, più usi male la tua intelligenza, più vivi peggio. Più la curi, più vivi meglio. Perché a volte per intelligenza pensiamo solo a quella magari logico-razionale, ma se curiamo solo quella, una di 8, e le altre, per esempio quella intrapersonale, interpersonale, quella linguistica, non le curiamo, certo che viviamo peggio. Non ci servirà solo un tipo di intelligenza per vivere meglio. Quindi cerchiamo di curarle tutte 8, plausibilmente. Se ti è piaciuto il video, se sei una persona intelligente, anche se non lo sei, o se sei mediamente intelligente, condividilo con una persona che è stupida e se ne vanta, cioè compiaciuta della sua stupidità. Iscriviti al canale e accendi il campanellino delle notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao! Comunque io ho finito il caffè e non ho capito che volevi dirmi. Piacere, Giselda. Oh, piacere, beh...
dovrei dirti il mio nome in questo caso, ma sai, il nome, diceva Jodorowsky, che è una sorta di chip all'interno del quale è registrato già ciò che noi saremo. Quindi io adesso ti dico il mio nome, ma ti prego di non prendere in considerazione l'effettivo significato etimologico del nome, perché potrebbe trarre in inganno rispetto a quella che è la mia personalità, rispetto a quello che io vorrei dirti in questo momento, e adesso ci arrivo. Un gin tonic, per favore. Ma sono le 8 di mattina, signorina. Mi serve.